alcuni, li abbiamo letti tutti, tutti i interventi di qualità, ma abbiamo scelto Elena Prodi per raccontare la sua idea di innovazione. Ci ha mandato un intervento direttamente dal sito e sei sul nostro lato. Ciao a tutti, volevo ringraziare gli organizzatori di questo evento, sono contenta che sia qui a casa mia, nonostante io viva, lavoro e studio a Bergamo, diritto del lavoro. E sono molto contenta che avete organizzato questi tavoli stamattina, che non sono tavoli, diciamo così, separati, ma sono tutti piccoli segmenti di un unico ragionamento che vede al centro l'innovazione. E abbiamo sentito più volte che il protagonista dell'innovazione non sono tanto le macchine o le tecnologie abitanti, ma sono le persone. Abbiamo parlato di umanesimo digitale e quindi sono le persone al centro di questo processo di innovazione, è persone che scambiano idee, persone che dialogano, ma oltre alle persone è necessario che ci sia un ecosistema dell'innovazione, che le istituzioni abilitino proprio l'esplosione di questa innovazione nel nostro paese. Ed è fondamentale per far nascere questo ecosistema che due istituzioni nel nostro paese inizino a dialogare tra di loro e a parlare un linguaggio che oggi non stanno parlando e non si capiscono. E parlo dell'università e delle imprese. Sì, è vero, ci sono collaborazioni tra le imprese e tra le università, ma sono collaborazioni spot, sono intermittenti. Non c'è un metodo, non c'è un dialogo strutturato e strutturale nel nostro paese tra le imprese e le università. E per questo io volevo portare alla vostra attenzione uno strumento operativo, perché poi l'innovazione è una parola bellissima, ma ha bisogno anche di una dimensione operativa per poi diventare effettiva, per manifestarsi e sostanziarsi, creare poi sviluppo, produttività e crescita nel nostro paese. Volevo parlare dei dottorati industriali, io non so se li conoscete, e sono un percorso di formazione dottorale innovativa volta a iniettare dei ricercatori nel settore privato, perché poi dalla ricerca nel settore privato, nelle imprese, scaturisce innovazione e crescita. Tutti forse conoscete il dottorato accademico, il percorso di formazione dottorale tradizionale, che è il canale preferenziale, il canale principale per poter accedere alla carriera accademica e alle posizioni di professore associato e ordinario. Diciamo che tendenzialmente il dottorato in Italia è relativamente giovane, nasce negli anni 80. Pensate che invece i dottorati industriali nascono in Danimarca negli anni 70. In Italia sono stati introdotti solamente nel 2013, hanno 3 anni di vita, attraverso un decreto ministeriale che però è stato un po' pasticciato dal legislatore quando è stato scritto. E 3 mesi fa, finalmente, una nota del Ministero dell'Istruzione è intervenuta per precisare i criteri per individuare i dottorati industriali anche in Italia. E la cosa principale, diciamo così, il tratto che distingue i dottorati industriali sono proprio che i curriculum, i percorsi di formazione sono coprogettati dalle imprese e dalle università, in modo tale che le università e le imprese si mettano a lavorare gomito a gomito, a intersecare e incrociare le proprie esigenze. E dunque i dottorandi non si trovano a fare un percorso che li equipaggia di competenze solamente tecniche, ma ci sono anche le esigenze delle imprese, le esigenze del tessuto produttivo che si esprimono e che vengono recepite nei curricula di questi percorsi di formazione. Servono competenze manageriali anche ai nuovi ricercatori, servono competenze trasversali, sapersi relazionare. Il ricercatore non è solo quello che fa un prototipo e poi lo lascia lì, ma c'è bisogno anche di una figura molto più proattiva, molto più imprenditoriale, nel senso proprio di saper promuovere la propria ricerca, saper gestire un progetto di ricerca. Appunto l'onorevole Comi prima ha parlato delle linee Horizon 2020, ma bisogna che questi progetti poi siano in grado di essere gestiti e amministrati dai ricercatori che lavorano sopra queste linee di finanziamento. C'è bisogno di una nuova figura del ricercatore, ovviamente accanto a quella del ricercatore tradizionale che lavora all'università e che sicuramente sono due figure complementari e che sono fondamentali per lo sviluppo e crescere il nostro paese, per vincere queste sfide di Industria 4.0 di cui tanto si parla, ma come scriveva Didico stamattina sul Corriere, questa sfida non bussa la porta 2 volte, ma questa forse l'occasione è giusta. Grazie per l'attenzione.